Gentili elettrici, elettori, le società che hanno fatto naufragio e sono cadute nella miseria e nella disperazione sono quelle che hanno vissuto la tragica esperienza dei regimi comunisti. L'Italia ha conosciuto uno sviluppo economico e livelli di benessere che la collocano fra i paesi più avanzati del mondo. Ora ci sono partiti che, pur essendo in totale disaccordo tra loro, puntano a disgregare il paese e a renderlo ingovernabile. Se vincessero non saprebbero che cosa fare, perché sono concordi nel distruggere, ma non hanno un programma comune per costruire, una alleanza da proporre. Allora sì che andremmo allo sfascio, ad una crisi lunga e confusa. Si aprirebbe una fase regressiva con il declino dell'economia, la caduta dell'occupazione, la polverizzazione dei risparmi. Distruggere e demolire è infatti assai più facile che costruire. Per andare avanti, per continuare a costruire, è necessario mettere insieme le forze responsabili e gli uomini di buona volontà, consolidare e rendere efficace un'azione di governo sicura e continuativa. Per combattere in modo incisivo la criminalità organizzata e la delinquenza comune, bisogna rendere sempre più efficienti su tutto il territorio le forze che debbono difendere la legalità. Una presenza dunque attiva dello Stato e non la sua disgregazione. Così, per gli altri problemi che dobbiamo risolvere per andare avanti nella comunità europea, l'ammodernamento dei servizi, dalla sanità alla scuola, ai trasporti, la difesa dell'agricoltura, del commercio, dell'artigianato, del turismo, il sostegno alla industria nazionale, la difesa del risparmio e delle famiglie. Non si fa fronte a questi problemi dividendo e disgregando il paese. Anche all'esigenza primaria oggi di ridurre il debito pubblico e l'inflazione non si corrisponde, rendendo fragile il quadro politico, ingovernabile la società, litigioso e inconcludente il Parlamento. Una valutazione obiettiva e non di propaganda porta dunque la Democrazia Cristiana a dire alle donne e agli uomini, agli anziani e ai giovani, che possiamo andare avanti, impedire insieme lo sfascio, battere quelli che vogliono dividere e disgregare. La condizione necessaria è garantire con il voto una maggioranza forte, un governo che possa operare in modo sicuro.